Ovidio è considerato uno dei poeti più grandi di Roma antica e ha esercitato un'enorme influenza su tutta la cultura europea successiva. In occasione del bimillenario della morte di Ovidio, il grande poeta romano, le Scuderie del Quirinale gli dedicano una mostra. È una mostra grandiosa, complessa, perché Ovidio è il padre delle nostre fantasie, dei nostri miti, è il padre del cambiamento, il grande poeta del cambiamento. Ma Ovidio ha permeato di sé, attraverso i secoli, anche gli aspetti più inaspettati della nostra cultura. Basti pensare a come la musica rock, pensiamo ai Genesis, pensiamo a Bob Dylan o al jazz con Bramford Marsalis, ha trovato spesso ispirazione nelle parole di Ovidio. Sono due gli aspetti più interessanti di questo poeta dell'età augustea, aspetti che possiamo sintetizzare con queste due formule. Ovidio è il poeta che è venuto dopo ed è il poeta tra due mondi, tra due epoche. Soffermiamoci sul primo aspetto. Ovidio è il poeta che è venuto dopo. Nasce a Sulmona il 20 marzo del 43 a.C., un anno prima. Alle Idi di marzo del 44, Cesare era caduto sotto i pugnali dei congiurati. L'anno dopo, nel 42 a.C., il giovane Ottaviano, destinato a diventare l'imperatore Augusto, ottiene il primo grande successo militare a Filippi, in Macedonia. Ovidio quindi appartiene a un altro momento storico rispetto ai poeti più importanti del circolo di Mecenate. A differenza di Orazio e di Virgilio, egli fa parte di una generazione che non aveva il ricordo diretto delle guerre civili. Di qui si capisce perché Ovidio, rispetto ai poeti che abbiamo citato, è il cantore del presente. Non avendo sperimentato in prima persona l'orrore delle guerre civili, non avverte forse il bisogno urgente di ricostruire il presente, recuperando gli antichi mores del passato, in linea con l'ideologia augustea. Ovidio non guarda al passato, esalta invece il presente come un'epoca raffinata, colta e moderna, apprezzabile proprio in quanto diversa e distante dal passato, che appare invece rozzo e superato. Ad altri piacciono le cose antiche, afferma Ovidio in un passo dell'Ars Amatoria. Io sono felice di essere nato in quest'epoca, che va così d'accordo con il mio modo di essere. A noi tutto questo suona come familiare. Siamo abituati a vedere nel nuovo un segno positivo e a prendere le distanze dal passato. A Roma un atteggiamento simile era invece una vera e propria rivoluzione e Ovidio pagò in prima persona per aver avuto il coraggio di dar voce a quello che era molto probabilmente un sentire comune tra i suoi contemporanei. Passiamo ora al secondo aspetto. Ovidio, poeta tra due mondi, tra due epoche. Perché? Perché Ovidio è il poeta che chiude un'epoca e ne apre una nuova. Innanzitutto sul piano dei rapporti tra intellettuali e potere. Al culmine del successo, nell'8 d.C., viene esiliato a Tomi, sul Mar Nero, per l'immoralità della sua poesia. Egli apre quindi la schiera dei letterati perseguitati dal potere, che annovererà tante vittime illustri nei decenni successivi. Ma Ovidio apre anche l'età che possiamo definire post-classica. Lo stesso poeta sembra essere cosciente di questo passaggio quando in un passo dei Tristia, una raccolta di elegie in 5 libri composta durante l'esilio, guarda all'età di Virgilio e di Orazio come a una perduta età dell'oro, a un tempo mitico ormai lontano. Coltivai e adorai i poeti di quel tempo. Quando entrava un poeta pensavo che fosse venuto tra noi un dio. Spesso mi recitava i suoi amori properzio in nome dell'amicizia che a me lo legava e affascinò il mio orecchio Orazio, ricco di ritmi, suonando sulla lira italica raffinati carmi. Virgilio lo vidi soltanto e il destino crudele non concesse tempo alla mia amicizia con Tibullo.